Il seminario che ha per titolo la collaborazione dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi con gli enti di ricerca, in particolare riguarderà la collaborazione tra l'Università e il Laboratorio di Biologia delle Radiazioni e Biomedicina dell'EREA diretto dalla dottoressa Anna Saran. L'argomento di cui si tratta è particolarmente rilevante perché esplora gli effetti delle radiazioni con un modello in vivo. In particolare si tratta di un modello murino e si sofferma sull'effetto bystander, cioè su quell'effetto che le radiazioni possono avere a distanza da dove colpiscono. Alle mie spalle vi presento i titoli di due lavori pubblicati su riviste internazionali che riassumono gli antecedenti e le conclusioni più recenti di queste ricerche. Il danno genetico da radiazioni ionizzanti può interessare anche organi non direttamente esposti alle radiazioni stesse. È l'effetto bystander, emerso dalla ricerca presentata nel corso del seminario sulla biomedicina e la biologia delle radiazioni, organizzato dall'Università degli Studi Guglielmo Marconi in collaborazione con l'Enea. Gli studi che sono stati condotti sono studi in vivo, che hanno dimostrato per la prima volta in vivo l'esistenza di un effetto bystander e hanno attribuito per la prima volta all'effetto bystander un potenziale oncogenico, quindi utilizzando un modello murino di suscettibilità alla tumorigenesi è stato possibile appunto valutare l'esistenza di un danno nei tessuti che sono stati opportunamente schermati e di attribuire anche un ruolo cruciale alla trasmissione del danno alle giunzioni cellula-cellula. I risultati hanno aperto la controversa questione sul danno biologico e cancerogeno indotto dalle radiazioni. Ancora è difficile però stabilire con precisione gli effetti alle basse dosi. Perché? Le basse dosi hanno bassi effetti. Poi non è che i tumori portano una firma se è spontaneo, se è indotto da radiazioni, se diciamo c'è questo problema dell'incidenza già spontanea, già così elevata, per cui non si distingue. Ecco perché è così difficile, ci vuole uno studio epidemiologico enorme per poter mettere, non esistono popolazioni esposte a basse dosi di grandezza sufficiente per ottenere risultati statistici alle basse dosi. Il problema investe innanzitutto il campo della terapia e della diagnostica con impiego di radiazioni ionizzanti. Non bisogna esagerare nella diagnostica, non mi faccio due TAC al prezzo di una, perché come per esempio nei paesi europei, anche in America, insomma, c'è questa tendenza a usare troppo, no? Anche se non c'è un motivo, anche se non mi sento niente, però mi voglio fare una TAC perché voglio essere sicuro che non ho niente. Ecco, quello è diciamo, un modo sbagliato. Però se ho un sintomo e se è giustificata me la devo fare. Allora diciamo, la novità è sempre quella, sono pericolose e sono anche benefiche, bisogna trovare un equilibrio giusto. Ringrazio la dottoressa Saran insieme alle sue collaboratrici che hanno presentato i risultati delle ricerche, in particolare la dottoressa Mancuso e la dottoressa Pazzaglia che hanno condotto gli esperimenti, ai quali hanno collaborato la dottoressa Giardullo e la dottoressa Pasquali dell'Università Marconi. Mi preme inoltre ringraziare la dottoressa Donatella Tirindelli e la dottoressa Carmela Marino che hanno reso possibile questa collaborazione.